Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Sono Maria Cristina Scalabrini e sono la responsabile della redazione della scuola primaria di Mondadori Education. Vi ringrazio per essere qui con noi e partecipare a questo webinar dedicato all'educazione civica. È il secondo anno che abbiamo questo progetto Educazione civica in pratica, curato da Daniela Restarco. Questo webinar fa parte di un ciclo di 5 incontri. Ne abbiamo già fatti 3 che potete recuperare sul nostro canale YouTube. Uno è dedicato ai diritti dei bambini e delle bambine, uno al libro e alla cittadinanza e uno all'istruzione di qualità. Oggi invece parleremo di ambiente, salvaguardia e promozione. Potete inserire le vostre domande alla pagina tuadomanda.it con il codice evento 3034, oppure potete utilizzare tranquillamente il QR code che vedete in alto a sinistra. L'attestato di partecipazione sarà disponibile da domani sul sito della casa editrice alla pagina I tuoi eventi. Per chi volesse accedere allo streaming in differita, l'attestato sarà disponibile solo ai partecipanti che avranno effettuato l'accesso dalla mail di conferma di iscrizione entro le 23:59 di oggi e il video resterà disponibile comunque sul nostro canale YouTube. Chi partecipa al webinar riceverà le slide e soprattutto i 3 video che abbiamo preparato per voi, veramente che Daniele ha preparato per voi e che verranno caricati nella sezione archivio webinar del nostro sito. Questi 3 video sono dei video che proprio potete far vedere ai bambini in classe per affrontare questo tema e per parlarne insieme a loro. I video, oltretutto, sono anche integrati nelle nostre novità editoriali di quest'anno, quindi in particolare le letture secondo ciclo, giorni speciali e sussidiario senza frontiere. Ma ora chiamiamo subito il protagonista assoluto di questi nostri incontri, che è Daniela Ristarco. Benvenuto Daniele, grazie di essere qui con noi. Grazie a te, Faccio Cristina. due brevi notazioni su Daniele, che però ormai conoscono tutti. È un autore di racconti, di saggi divulgativi, pubblicati sia in Italia che all'estero, tradotti in molte lingue. Ha insegnato lettere nella scuola media, ma ora si dedica a tempo pieno non solo a scrivere libri per ragazzi, ma soprattutto di incontrare i ragazzi, di incontrarli a scuola, nelle biblioteche, nelle librerie. Partecipa a tantissimi festival e ogni anno incontra migliaia di bambini e di ragazzi e di insegnanti nelle scuole di tutta Italia. Per Mondadori Education è autore è coautore di materiali dedicati proprio all'educazione civica e poi soprattutto è il secondo anno che proprio costruisce per noi questo progetto Educazione Civica in Pratica. Ma oggi, oltre a Daniele, abbiamo la fortuna di avere un ospite di cui siamo molto contenti, Elisabetta Mitrovic. La chiamo, ecco, benvenuta Elisabetta. Buonasera, grazie di essere con noi. Daniele trova sempre un ospite speciale per parlare dei temi del webinar. Chi è Elisabetta Mitrovic? Elisabetta ha studiato scienze naturali all'università e si è specializzata in educazione ambientale. Da 25 anni accompagna adulti e bambini per osservare la natura e che non la osserviamo, la fa osservare i bambini però in un modo un po' particolare, perché attraverso i suoi occhi. Perché dico così? Perché Elisabetta ha un approccio all'educazione ambientale molto molto particolare. È un approccio che non solo è di educazione alla natura, ma è di uno sguardo poetico, se posso dirlo, Elisabetta, se mi permetti questa lettura, perché per lei l'illustrazione che accompagna spesso queste sue ricognizioni è un modo per uno strumento particolare per fare apprendimento e divulgazione naturalistica. Quindi lo vedremo, lo scopriremo, la sua modalità così nuova e così affascinante e coinvolgente, lo scopriremo nella seconda metà di questo incontro. Quindi grazie veramente Elisabetta di aver accettato di partecipare a questo incontro e grazie a Daniele di avercela presentata. Ora, se siamo tutti pronti, cominciamo a entrare nel vivo di questo tema, ambiente, salvaguardia e territorio,
E poi ricordo che appunto ci sarà un altro incontro con Daniele, che è purtroppo l'ultimo di questo nostro anno, che sarà il 30 marzo, che è dedicato alla comunicazione digitale. Quindi non solo oggi avremo il piacere di stare insieme, ma non dimenticatevi il prossimo appuntamento con gli incontri di Daniele Aristarco. A questo punto io mi sfilo fuori e ci vediamo al termine della presentazione di Daniele, prima di incontrare Elisabetta. Grazie a tutti e buon ascolto. Grazie molte Cristina. Approfitto di questi primi istanti, insomma, per salutare tutte le persone che ci stanno seguendo, sono tantissime. Ed è un piacere, insomma, ritrovarci, no? In questa comunità che si è costruita nel tempo. E oggi Cristina ha già in realtà nominato alcune delle parole che ci guideranno in questo ragionamento intorno ai temi dell'ambiente. E una delle parole è proprio poesia. Hai parlato dello sguardo poetico di Elisabetta. Elisabetta è anche un'autrice, poi avrà modo lei di presentare una novità editoriale importante. E io oggi proverò a fare un ragionamento che parte proprio da una serie di concetti e di esperimenti che proveremo a fare assieme. E il primo termine sul quale ci concentreremo questa sera è ambiente. Ambiente è una parola molto impegnativa. È un sistema, come viene detto, complesso, che somma fattori fisici, chimici, biologici, e ha a che fare con gli elementi viventi e non viventi e con le relazioni che questi elementi costruiscono tra loro. Un ambiente, appunto, nel quale questi elementi viventi sono immersi, che abitano il pianeta. E in questo grande ambiente l'essere umano è intervenuto negli ultimi tempi, abbiamo visto, diciamo, significativamente tanto da mettere in qualche modo in pericolo l'ambiente. Da questa preoccupazione nascono molte delle nostre riflessioni, delle nostre azioni, delle nostre idee. Ecco, oggi pomeriggio noi ragioneremo su questo. Ragioneremo, però io parto da questa idea. Ed è una visione che io ho proprio in qualche modo guadagnato, costruito lavorando a scuola, nelle classi e soprattutto nella primaria. Cioè, mi pare che questo argomento si possa affrontare secondo due ottiche. Cioè, ci sono due modi, diciamo, per così dire, di inquadrare la questione, due fotografie che possiamo scattare. Una prima fotografia è quella che potremmo, per così dire, scattare alle nostre spalle. È una fotografia che restituisce i dati in nostro possesso, la situazione per quello che è. La seconda fotografia, insomma, che possiamo scattare assieme alle bambine e ai bambini è quella che scattiamo di fronte a noi, che si interroga sul futuro, sulle cose da fare. La prima richiede un costante aggiornamento e una capacità di analisi specifica. Ecco che nella nostra ottica, nell'ottica che abbiamo provato a costruire, insomma, in queste due stagioni di educazione civica in pratica, cioè questa ottica trasversale, la seconda fotografia, quella relativa al futuro, a quello che possiamo sperimentare, provare a costruire insieme, ci pone un'ulteriore sfida. Cioè ci impone uno spazio di formulazione, di riformulazione, di ascolto da condividere con le bambine e i bambini. E questo spazio presuppone l'ascolto. Allora, noi oggi pomeriggio, nella prima parte di questa formazione, cercheremo di trovare delle chiavi per entrare nel discorso che le bambine e i bambini stanno facendo in questo momento. Nella seconda parte, e io proporrò anche delle attività in questo senso, nella seconda parte Elisabetta vi porterà proprio in un mondo concreto, cose che potrete immediatamente sperimentare e riformulare in classe. Ora però mi sembra che possiamo partire dalle domande che le bambine e i bambini ci pongono e spesso anche impongono con forza. E la prima domanda in questo caso è come sarà il pianeta, come sarà il nostro pianeta nel futuro. L'altra domanda fondamentale è ci sarà il nostro pianeta nel futuro? Quello che forse si domandano quelli che hanno una visione un po' più cupa, ma in entrambi i casi, sia che si sia estremamente ottimisti o pessimisti, le bambine e i bambini ci chiedono poi che cosa possiamo fare, che cosa si deve fare. In questo caso noi abbiamo delle indicazioni, sappiamo innanzitutto cosa non dobbiamo fare o forse cosa non possiamo più permetterci di fare. Prima di cominciare però un viaggio che è estremamente complesso e abbiamo visto che ha bisogno di una serie di conoscenze,
prima di cominciare a capire come si costruisce questo futuro, come si salva il pianeta e secondo quali comportamenti, io credo che il primo percorso che noi dobbiamo fare con le bambine e i bambini ha a che fare proprio con la capacità di immaginare il mondo e immaginare il futuro. È quello che Kurt Vonnegut chiamava il gioco del futuro, cioè ricominciare a ragionare con le bambine e i bambini ascoltando sicuramente le loro angosce, le loro ansie, i loro dubbi, ma anche rimettendo in circolo un po' di visione, secondo quel processo virtuoso che noi sperimentiamo in classe, cioè aiutiamo l'immaginazione ad esprimersi, diamo peso all'immaginazione delle bambine e ai bambini, trasformiamo questa immaginazione in gesti e comportamenti, e questo processo man mano genera una consapevolezza e direi pure una parola che secondo me è molto importante, non solo le bambine e i bambini, una sorta di autostima, cioè l'idea che il gesto e il singolo contano all'interno della comunità. Allora, un primo strumento che noi abbiamo a disposizione per costruire questo desiderio di immaginare, di riprendere ad agire con una visione del futuro, a mio parere, ce ne insegnano o ci dimostrano che è molto efficace le ricerche sperimentali e gli studi di neuroscienze. E cioè il primo strumento che abbiamo a nostra disposizione sempre sono le storie, l'ascolto e la riformulazione delle storie. Per questo motivo, se nell'anno scorso abbiamo costruito questi percorsi con Mondadori Education, sommando a questa parte che è più relativa a noi, ai docenti, a chi insomma deve parlare con le ragazze e con i ragazzi, con le bambine e i bambini, dei video specifici che traducono queste tematiche complesse, alte a volte, in racconti, racconti all'altezza delle bambine e dei bambini. Perché sono importanti questi racconti? Innanzitutto perché forniscono delle chiavi di accesso immediatamente accessibili, perché all'interno di questi racconti scivolano delle parole. Queste parole aiutano le bambine e i bambini a nominare il mondo, a riconoscerlo, a descriverlo e in un secondo momento, se vogliamo dire così, a riscriverlo. Nei primi anni di scuola sappiamo quanto la lettura agisce sulle funzioni cognitive e risulta benefica nella costruzione delle capacità riflessive, di orientamento, di controllo, diciamo di strutturazione del reale. Ecco, un passaggio ulteriore, oltre alla lettura reale, diciamo, dei testi, la lettura del mondo, quindi accompagnare le bambine e i bambini attraverso i sensi a riappropriarsi della capacità di ascolto e della natura, è un passo fondamentale, vedremo nella seconda parte quanto, per attivare quei comportamenti che noi ci siamo resi conto ormai indispensabili, comportamenti che chiamiamo ecosostenibili. Ormai lo sappiamo bene che al centro dei tre nuclei dell'educazione civica ci sono costituzione e legalità, la cittadinanza digitale e lo sviluppo sostenibile. Ecco, io credo che l'attenzione nei confronti dell'ambiente tiene assieme, è tagliata da tutti e tre questi discorsi. Prima di cominciare, mi permetto di condividere con voi una sensazione che sto raccogliendo proprio in queste settimane nelle scuole, settimane nelle quali ho ottenuto molte formazioni, sia nella primaria che nelle secondarie di primo grado. Allora, a me pare che in questo momento, in questa curva strana che stiamo vivendo, mi sembra di avvertire molto forti i segnali che arrivano, le richieste di ascolto da parte delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi che chiedono di essere presi sul serio come interlocutori. Come se si fosse spezzato un filo in qualche modo rispetto a tanti discorsi che si erano cominciati a fare, però questo filo si può ricucire. Credo che ancora una volta ascoltare questa esigenza, oltre ad essere giusto, possa rivelarsi proficuo per la costruzione di una reale cittadinanza. Per questo motivo, vi dicevo, ho immaginato questo nostro incontro come un tentativo di fornire chiavi di lettura. Ecco, ascoltare, immaginare quindi cosa per loro va salvaguardato, promosso, tutelato, che qual è l'ambiente, in un senso proprio metaforico, che le bambine e i bambini ritengono prezioso. Io ho provato a fare questo esperimento, provo a farlo da anni, e se ci fate caso, una lettura attenta dei fenomeni e al tempo stesso delle angosce, dei sogni, delle speranze dei bambini, ci restituisce una visione piuttosto stretta, connessa e lungimirante da parte delle bambine e bambini. Cioè,
Questo secondo me non è solo il frutto di un condizionamento, del bombardamento da parte dei media che le bambine e i bambini stanno subendo. Credo che vicino alla loro età ci sia una visione, una sensibilità ormai diffusa, innanzitutto nei confronti dell'ambiente, come diciamo un luogo nel quale promuovere una solidarietà, quindi un'azione coordinata tra generazioni. Le bambine e i bambini si sentono investiti di un ruolo importante e questo ruolo va condiviso con i docenti, con gli adulti, con il quartiere. Quindi una visione tra generazioni e una visione globale, internazionale. È evidente ormai per le bambine e i bambini, sempre naturalmente con gradi differenti di consapevolezza, ma è evidente che la cittadinanza ormai è un discorso globale. In ultimo, c'è un desiderio reale da parte delle bambine e dei bambini di acquisire delle competenze verdi, di sapere come comportarsi, di costruire insieme questo percorso. E tutto ciò, mi permetto di utilizzare appunto un'espressione forse che può risultare poetica, in una visione che definirei semplice e ingenua, ma nel senso nobile di questi due termini. Vedremo che queste parole ritorneranno nel nostro discorso. È successo questo, insomma, un problema enorme, o se volete una serie di problemi, hanno imposto innanzitutto un cambio di visione e poi di passo. Per cominciare, quindi, vanno date alle bambine e ai bambini le storie che li aiutano ad orientarsi e poi strumenti di realtà, cioè quelli che generano la consapevolezza. Acquisire comportamenti sostenibili e ecologici è una necessità. È determinante quindi che i bambini, fin dai primi anni, imparino a sviluppare e a valorizzare un rapporto di rispetto nei confronti della natura. E io penso però che oltre a questa questione dei comportamenti, che sono complessi e abbiamo visto a volte anche mutano nel tempo, non le indicazioni che ci vengono date, la cosa fondamentale è probabilmente incentivare questa visione che a me pare quasi connaturata nelle bambine e bambine. È proprio una visione, è un modo di guardare. La sensibilità per l'ambiente è anche nata in un momento storico, lo vedremo poco più avanti, che ha segnato proprio un cambio di passo nella visione del mondo, e cioè fondamentalmente con una visione del mondo vista dalla Luna. Ragioniamo inoltre sulla mutevolezza talvolta contraddittoria dei comportamenti che ci vengono proposti in questo ultimo tempo, spesso sovvertiti, scombussolati dall'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto. Pensiamo semplicemente a tutto il discorso che abbiamo fatto sulla plastica, che in qualche modo andava limitata, e quanto invece negli ultimi tempi ci è sembrato una salvaguardia, o lo è stata, rispetto alla salute. Quindi le cose e le emergenze spostano i pesi, ma è importante appunto avere una visione che ci aiuta ad orientarci. Quindi in questa visione dobbiamo cercare di mettere da parte forse dei comportamenti che nelle bambine e bambini vedo meno che negli adulti. Da una parte una sorta di nostalgia delle epoche passate, quindi associare l'equilibrio tra l'uomo e la natura, tra gli esseri umani e il creato, per così dire, ad un'epoca del passato ormai irrimediabilmente perduta, visto che l'equilibrio è qualcosa che in qualche modo sempre l'essere umano cerca, e dall'altra questa contrapposizione tra natura e cultura, no? Cioè queste contrapposizioni che spesso tendono ad appellarsi a una concretezza antica, lontana, corrotta dai discorsi che hanno a che fare con la scienza. Ecco, io penso che la coscienza ambientale e la coscienza civile siano molto legati tra loro, ma con le bambine e bambini dell'età alla quale noi ci rivolgiamo, bambini e bambini della primaria, il primo discorso che possiamo fare con loro è cercare con loro di metterci in movimento in questo ambiente, sotto certi punti di vista misterioso, provando a modificare il nostro punto di vista, ad allargare la nostra visione. Una grande poetessa, cioè mi insegna, che era Emily Dickinson, che in una poesia, appunto facevo riferimento alla poesia, che è uno strumento che ci aiuta a decifrare la realtà, diceva: natura è tutto ciò che vediamo, il colle, il pomeriggio, lo scoiattolo, l'eclissi, il calabrone, o meglio, la natura è il paradiso, natura è tutto ciò che noi udiamo, il bobolink, il mare, il tuono, il grillo, o meglio, la natura è
armonia. Natura è tutto quello che sappiamo senza avere la capacità di dirlo. Tanto impotente è la nostra sapienza a confronto della sua semplicità. E a questo punto io partirei con la prima immagine per cominciare ad entrare nel nostro discorso. Ecco, questa è la slide sulla prossima formazione. E è una domanda dalla quale sono partito, cioè se la scuola è un giardino, visto che molto spesso le metafore agricole ricorrono per quanto riguarda l'insegnamento o i processi, insomma, che avvengono a scuola. E ogni volta che sento parlare, sapete, del piantare semi, del seguire le piante, della scuola un giardino, mi viene in mente questo romanzo di Kosinski. Jerzy Kosinski è stato uno scrittore polacco, vissuto in America, che nel 70 ha scritto un romanzo che si chiama Been There, che in italiano è stato tradotto Oltre il giardino, probabilmente conoscete, è stato anche tratto un film da questa storia. Qui c'è un dialogo, un passaggio nel quale il protagonista di questo romanzo fondamentalmente è un candido, un ragazzo che ha vissuto per tutta la vita in una casa separato dalla realtà, che non sa né leggere né scrivere, che l'unico contatto che ha avuto con il mondo attraverso la cura del giardino e che si esprime esclusivamente per metafore che hanno a che fare con il giardinaggio. E nella sua vicenda un po' surreale, ad un certo punto addirittura incontra il presidente degli Stati Uniti che gli pone delle domande sull'economia, lui non capendo di che cosa si tratta risponde con metafore agricole e passa, viene scambiato per un saggio. La sua viene scambiata per saggezza filosofica e questa conoscenza del giardinaggio lo porterà a diventare addirittura un guru nella propria nazione. Ecco, rispetto a questa questione, proviamo ad utilizzarla questa metafora, perché a volte le metafore mangiano la realtà, cioè diventano così forti che noi cominciamo ad utilizzarle senza poi più ragionare, no? sulle possibili applicazioni. Tolstoi diceva che l'agricoltura insegna agli esseri umani che cosa è più o meno necessario. Cioè l'agricoltura è una sorta di guida razionale per la vita. Quindi quando noi spesso diciamo che insegnare è come piantare semi, intendiamo un'azione che però richiede poi successivamente una cura, che quindi non si esaurisce nel piantare semi. Ma oltre alla cura che noi abbiamo nei confronti di queste piante che nasceranno, si tratta di conoscere i cicli della natura, di sperimentare, di fallire, di osservare, di prendere nota, di confrontarsi con altri per migliorare i risultati del nostro lavoro. C'è stato un gesuita francese che si chiama Marcel Jousse che diceva che il contatto con la terra è fondamentale perché della terra ci nutriamo, dalla terra apprendiamo e contemporaneamente la modelliamo con la nostra intelligenza per ottenere i frutti che sono utili alla sopravvivenza. Ecco, quindi potremmo fare, e in molti casi questo già viene fatto, e sono curioso in questo caso se vi va di condividere le vostre esperienze nella chat, so che in molti casi appunto l'orto scolastico è uno strumento che viene utilizzato ed è un'occasione utilissima, oltre che di sperimentazione, di osservazione, è un esercizio alla cura, ma è anche un'occasione utilissima proprio di comprensione, per i motivi appunto espressi con parole molto efficaci, a mio parere, da Tolstoi. Chi pianta semi non resta chino per i mesi successivi ad auscultare la terra e non resta soprattutto in attesa di una conferma del proprio gesto. Pianta con una visione, con una lungimiranza. Ecco, questa lungimiranza, in sostanza questo giardino che noi dobbiamo costruire, lo dobbiamo costruire assieme alle bambine e ai bambini. Quindi penso che possiamo utilizzare questa immagine, più che semi, in questo caso le bambine e i bambini sono giardinieri, che con noi preparano la terra e devono essere liberi di piantare i semi che ritengono più utili. La cittadinanza passa insomma attraverso questo ascolto, no? della loro idea di giardino, degli scopi, del progetto che stanno elaborando. Quindi di nuovo le bambine e i bambini come soggetto. Un soggetto che nel caso dell'ambientalismo, lo vedremo, è apparso con forza nel 2018 e che noi forse possiamo continuare a proteggere. E quindi mi avvicinerei con una breve ricognizione su quella che è la storia dell'ambientalismo. Questo è importante per noi per capire a che punto siamo di questo discorso.
Qui vedete due immagini di due donne che secondo me sono due storie esemplari per alcuni motivi che adesso proverò a sintetizzare. Parto da una frase di Albert Schweitzer, teologo, storico, medico, musicologo tedesco, che ha fatto migliaia di cose nella sua vita e tutte egregiamente, che scrisse: l'uomo ha perduto la capacità di prevenire e prevedere. Andrà a finire che distruggerà la terra. Questo lui lo diceva, insomma, molti anni fa, e la battaglia ambientalista, diciamo, che ha ben presente questo tema e questo pericolo. Quella che noi appunto definiamo battaglia, perché effettivamente lo è stato, ha dato origine anche a degli scontri, no? Di idee, non solo per la tutela del pianeta, contro lo sviluppo illimitato, per la diffusione di una consapevolezza, no? Dei danni che si sono stati arrecati e continuano ad essere legate allo sfruttamento intensivo di ogni risorsa naturale, inizia nel Novecento. Alla fine degli anni 70, diciamo sull'onda di altri movimenti, ma già forse negli anni 60 comincia a muoversi, perché sappiamo che il primo Earth Day è del 62 e viene celebrato negli Stati Uniti. Successivamente le Nazioni Unite prendono questa ricorrenza e decidono di celebrarlo il 22 aprile. La celebrazione man mano coinvolge più nazioni e oggi riguarda 193 paesi. La Giornata della Terra nasce, dicevamo, pubblicamente nel 62 da un libro di una biologa statunitense, che era Rachel Carson, ma in seguito, nel 69, a riprendere questa idea è John McConnell. John McConnell era un pacifista che lega. E vedremo che l'ambientalismo è sempre, per prendere un termine di Gianni Rodari, che citerò anche più avanti, legato molto spesso a dei binomi. Quindi ci sono tante forme di ambientalismo, e l'ambientalismo di McConnell è strettamente legato al pacifismo. La sua idea comincia a muoversi nell'ottobre del 57, diciamo subito dopo il lancio dello Sputnik. In quegli anni, appunto, tra la fine degli anni 50 e la fine degli anni 60, ricordiamo 59, la sonda Luna 2, invia il primo veicolo, no? Che impatta con il satellite, con la Luna, e poi nel 69, il 21 luglio del 69, il primo allunaggio. In questo periodo cominciano a circolare queste fotografie della Terra vista dalla Luna. Quindi effettivamente un punto di vista, una visione dall'alto del mondo, un distaccarsi, un allontanarsi. Colpisce che questa visione reale, una fotografia realizzata dall'alto, sia molto vicina ai disegni delle bambine e dei bambini, alle visioni di alcuni mistici. Cioè, questo distacco, forse questa visione da lontano, consente innanzitutto di ridimensionare le proporzioni della questione, di vedere il mondo come un luogo privo di confini e connesso, no? Con una visione complessiva. Ecco, questa visione è alla base della richiesta di McConnell, cioè questa giornata deve essere festeggiata in tutto il mondo. A me fa pensare, appunto, l'abbiamo citato adesso, a Gianni Rodari. Gianni Rodari, sapete che ha una visione molto, molto lungimirante e una coscienza ambientalista molto forte. C'è una filastrocca, che però del 60, appunto, siamo sempre in quel periodo, che è intitolata Il cielo è di tutti e che fa così: qualcuno che la sallunga mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero tanto povero che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi, ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle, comete e il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. Ecco, questo sguardo, no, che rivela dall'alto una visione, lo trovo illuminante, questo spostare il peso e vedersi meglio. Perché smettiamo di guardarci allo specchio, no? Ci guardiamo dall'esterno. E come McConnell dunque propone una giornata per onorare la Terra e il concetto di pace assieme. In quegli anni,
In America comincia la costituzione dell'Environment Protection Agency, cioè l'agenzia che comincia a ragionare su come proteggere l'ambiente. È un'agenzia del governo federale degli Stati Uniti d'America e ha come scopo, come incarico, la protezione ambientale e quella della salute umana. Quindi vediamo un altro binomio, ambiente e salute. Questa protezione viene perseguita tramite l'applicazione di leggi, un'applicazione di leggi che vengono approvate dal Congresso degli Stati Uniti d'America. In questi anni molto velocemente comincia a muoversi questo discorso. Nel 70 in Gran Bretagna nasce il primo Ministero dell'Ambiente, negli anni successivi nasce in Danimarca, in Francia, in Norvegia, in Austria, e nel 74 ecco un nuovo binomio, che ancora oggi, del quale ancora oggi parliamo, ed è l'ecofemminismo. Questo termine viene coniato dalla femminista francese Françoise Dobon e lei lega questi due discorsi perché dice c'è un'unica lotta da fare che muove contemporaneamente questi due discorsi, l'emancipazione femminile e il rispetto della natura. L'ecofemminismo appunto è una combinazione, diciamo, delle battaglie dell'ecologia e quella del femminismo e nasce da questa considerazione, cioè che l'approccio che lega la dimensione femminile e quella ambientale vanno assieme. Quindi i movimenti ambientali ed ecologici, secondo questa visione, dovrebbero tenere conto di quanto il capitalismo, in un certo modo, di sfruttare le risorse, è organizzato secondo una visione appunto patriarcale. Ecco quindi che l'ecofemminismo è una proposta antirazzista, antisessista, antielitaria, e che tende a tenere insieme anche una attenzione nei confronti dell'ambiente. Secondo Laura Cima, che è un importante esponente dell'ecofemminismo italiano, il punto è che tutti insieme, uomini e donne, dobbiamo ripensare il sistema, quindi la produzione e la vita sulla Terra, nella sua complessità, partendo da questo tema, da quello dello sfruttamento del pianeta. In Italia il Ministero appare dopo il Ministero per l'Ambiente. Nell'83 c'è un primo dipartimento per l'ecologia, poi viene nominato ministro senza portafogli per l'ecologia, e diciamo che negli ultimi anni, forse ecco proprio di recente con Draghi, nel 2021 viene istituito un nuovo ministero, anche in questo caso potremmo dire un nuovo binomio, e cioè un ministero di transizione, no? Quindi di passaggio verso una nuova forma, transizione ecologica. Ecco, questo dicastero è stato istituito nel 2021, sostituisce il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ed ha una competenza specifica in materia energetica. Brevemente, quindi, nonostante ci siano diverse, diciamo, declinazioni nella storia dell'ambientalismo, cioè dell'attenzione nei confronti dell'ambiente, della tutela, della cura dell'ambiente, possiamo dire che intendiamo come movimenti ambientalisti quel pensiero che si organizza e si struttura in un progetto e che vede la natura come un valore da preservare secondo alcuni aspetti specifici. Io adesso giocosamente ho parlato di binomi, però ecco, potremmo dire che ha diverse declinazioni. L'elaborazione poi di progetti articolati per ottenere questo scopo attraverso azioni concrete di breve, medio e lungo termine, ampio respiro, diciamo così. Intendiamo inoltre l'organizzazione di movimenti, di associazioni, quindi diverse realtà, e io credo ci sia un'ultima declinazione interessante, cioè che l'ambientalismo adesso è anche porta con sé la volontà di raggiungere quanto più persone possibili al di là, diciamo, delle visioni politiche, quindi raggiungere il più grande numero di persone con dei messaggi attraverso progetti sia istituzionali ma anche attraverso i nuovi media. Abbiamo detto che ci sono stati dei precedenti, già nell'Ottocento, per esempio, a me viene in mente il Seabirds Preservation Act del 1869, quando il Parlamento del Regno Unito istituisce la prima legislazione per proteggere gli uccelli selvatici, quindi limitando in qualche modo la caccia e la raccolta delle uova, soprattutto delle uova, perdonatemi, durante la stagione riproduttiva. Qui ho scelto due storie, due immagini, due donne per portare alle bambine e bambini
in breve, diciamo, quella che è la storia dell'ambientalismo, almeno nel nostro paese. Ecco, sicuramente avete riconosciuto almeno una delle due fotografie, la prima meno nota, ma adesso che ve la racconterò ne avrete sentito parlare, ed è la prima donna, è Elena Croce. Elena Croce è nata a Napoli nel 1915, è la primogenita del filosofo Benedetto. E Elena Croce, dopo essersi laureata in giurisprudenza, diventa una giornalista importante, scrive, fa moltissime cose, e sotto tanti punti di vista importanti per la storia culturale del nostro paese, tra le quali, per citarne solo una, è quella che salva il Gattopardo, che era stato rifiutato, no, da tante case editrici. Lei lo sottopone alla lettura Giorgio Bassani e il libro viene pubblicato. Però tra gli atti, diciamo, importanti che ci interessano in questo momento, è Elena Croce tra le persone che fondano il 29 ottobre del 1955 l'Associazione Italia Nostra, un'associazione che avete sicuramente sentito nominare, e di questa associazione Elena Croce è stata l'anima, spesso la voce. L'associazione si occupa dei beni culturali, dei centri storici, quindi dà una definizione di che cos'è questa Italia Nostra da proteggere: beni culturali, centri storici, i parchi nazionali, l'ambiente tutto. Prende sin dal primo momento alcune battaglie, come quelle relative alla questione energetica, ai trasporti, alla gestione dell'agricoltura, alla protezione del mare, delle coste, dei musei, delle biblioteche, e quindi oltre alla, diciamo, la cultura della conservazione, quindi della tutela di questo patrimonio, di questo paesaggio urbano e rurale che in Italia è straordinario, naturalmente affianca la proposta per la redazione di nuove norme sul patrimonio storico ambientale italiano. Tra queste norme che propone Italia Nostra c'è ad esempio un alleggerimento fiscale per la manutenzione e le donazioni allo Stato di raccolte. In questo momento, tra le imprese, diciamo, di Italia Nostra ce ne sono alcune, come l'istituzione del Parco dell'Appiantica a Roma o del Parco del Delta del Po, il recupero delle mura di Ferrara. Ecco, e soprattutto le battaglie contro i famosi ecomostri, quanti ce ne sono stati, insomma, nel nostro paese. Quindi Elena Croce scrive, tra l'altro, nel 1971 un libro che è intitolato La lunga guerra per l'ambiente. In questo libro lei parla, mette in crisi anche alcuni elementi del modello di sviluppo industriale dell'Italia in quegli anni, quindi aveva compreso anche, per esempio, i rischi delle persone che vivevano a ridosso, non so, delle fabbriche, qualcosa che oggi noi purtroppo abbiamo sperimentato, e poi abbiamo fin troppa ampia documentazione, e che all'epoca lei, insomma, in qualche modo riesce a vedere. Sì, la filastrocca è il cielo di tutti, perdonatemi, forse non l'avevo detto. Quindi, e ultima cosa, sul modello della National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty britannico, Elena Croce suggerisce la fondazione del FAI, del Fondo per l'Ambiente Italiano. Quindi il suo impegno potremmo definirlo come un impegno, un ambientalismo umanistico, perché lega ai temi dell'ambiente il tema del patrimonio. Più avanti vedremo che cosa si intende per patrimonio. Su Greta Thunberg vado molto velocemente perché è un personaggio che conoscete sicuramente bene, le bambine e i bambini lo conoscono Greta e provano un affetto nei suoi confronti. Io vorrei sottolineare solo due cose che secondo me segnano due passi in avanti. Il primo aspetto è l'utilizzo naturalmente dei social, che ha consentito a questa battaglia di giungere ad un pubblico, appunto ad una serie di persone, di fruitori in tutto il mondo, quindi una diffusione velocissima di una battaglia che ha coinvolto, appunto, in maniera molto trasversale, ma soprattutto le bambine e i bambini, le ragazze e ragazzi che utilizzano quei social sin da giovani e che si sono sentiti chiamati ad agire. Quindi è stato un ingresso all'interno di questo discorso delle bambine e dei bambini come soggetti. E l'altro elemento sul quale vorrei riflettere è che la protesta di Greta Thunberg, che comincia nel 2018, è articolata in questo modo, cioè lei decide di non andare a scuola ma di andare a protestare di fronte al Parlamento svedese contro la crisi climatica.
È evidente, no, che nei media è passato molto questa idea di una ragazza che va di fronte alla sedia del potere. A me colpisce molto anche che questa ragazza decida di uscire dalla scuola, cioè di dare la schiena alla scuola in quel momento, come per rappresentare la scuola come un luogo dove non si muove il discorso importante, o perché nella scuola non c'è un ascolto rispetto a queste istanze, oppure perché effettivamente c'è una chiusura rispetto a quelle che sono emergenze molto più grandi. Quando le bambine e bambini si dice voi siete il futuro, ecco, noi dobbiamo dare loro anche la possibilità di elaborare questo futuro. E se questa urgenza, questa ansia è così grande e non viene ascoltata, è evidente che lei per prima l'ha portata a quello che è stato, che ha individuato come un referente e che naturalmente abbiamo visto non sempre, diciamo, ha avuto un ascolto rispetto a queste istanze. Però secondo me, ecco, c'è anche forse una critica rispetto alla scuola. La educazione ambientale, a mio parere, ci consente anche questo, cioè questa transizione, no, che la società ci insegna essere fondamentale verso un'economia climaticamente neutra, ci porta ad una serie di osservazioni su come sta cambiando, come deve cambiare, come cambierà anche il mondo del lavoro. Quindi la necessità di comportamenti, la necessità anche di gestione politica di queste esigenze. Però secondo me, dal punto di vista scolastico, l'educazione ambientale ci dà delle possibilità, perché intanto si può esercitare in ogni ambito, in tutto quello che si fa a scuola, quindi dai materiali che utilizziamo, nella gestione dei rifiuti, dal riutilizzo, no, degli oggetti che usiamo a scuola, ma ci dà anche questa possibilità di far capire alle bambine e bambini che quello che accade a scuola è importante anche fuori, quindi unire le pratiche che noi sperimentiamo nella scuola anche fuori dalla scuola, e questo è fondamentale perché finalmente ci consente di coinvolgere l'intera comunità educante, cioè la questione ambientale si tratta a scuola, ma esce dalla scuola, coinvolge il quartiere e in più è trasversale di per sé perché si nutre di molti altri saperi. Quindi la scuola stessa come ambiente, come luogo fisico, abbiamo visto in questi anni è oggetto di una riprogettazione, no? Ma dal punto di vista invece che a noi interessa di, come comunità, ecco, l'educazione ambientale ci consente un'interazione maggiore tra la scuola e la famiglia. In alcuni casi può essere anche la cura condivisa del verde, o in altri, come diceva Rudolf Steiner, sosteneva che riusciremo nei nostri intenti se considereremo non solo i nostri scopi, non solo come riguardanti l'intelletto, il sentimento, ma anche, lo diceva, come finalizzate al conseguimento di un più alto livello spirituale e morale. Io direi che in questo caso l'educazione ambientale può essere finalizzata anche a una crescita personale e collettiva, quindi può spingere anche ad una crescita della comunità. E quindi diventa importante, sì, leggo ogni tanto, perdonatemi, dei commenti, leggo, spesso si trasmettono concetti e contenuti non permettendo ai bimbi di attivarsi a favore dell'ambiente e della realtà civile. Sono perfettamente d'accordo. Credo sia proprio uno dei punti dolorosi che le bambine e bambini avvertono e che porta poi forse a quel distacco, ecco, forse in quella critica che io vedo almeno anche nel gesto di Greta Thunberg, c'è anche questo, no? Cioè c'è anche l'idea che in quel luogo il mio comportamento è ritenuto ininfluente. E poi leggo ancora, concetti e contenuti sono utili solo se servono a costruire comportamenti condivisi. Assolutamente sì. Penso che per costruire comportamenti condivisi, un percorso condiviso, è necessario che le bambine e i bambini acquisiscano delle parole. E una, dicevo prima, ma mi sembra proprio questo il termine oggi, autostima, che li porta ad esprimersi, che li faccia sentire al sicuro quando esprimono una propria opinione. E quindi andiamo alla questione della salvaguardia e della promozione. L'ambiente, noi sappiamo che nel nostro paese è protetto dalla Costituzione italiana. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico, viene detto, no? Quindi la promozione, in questo caso promozione del territorio, è una, intendiamo, una serie di azioni che sono utili a scoprire le radici, a creare dei legami
generare un desiderio di cura, no? Di prendere coscienza dei legami significa anche poi curarsene, di fatto, creare relazioni. E in questo caso creare relazioni con l'ambiente naturale e con l'ambiente urbanistico, architettonico anche nel quale viviamo. Quindi io direi che si può unire, no? Costruire anche l'orgoglio dell'appartenenza ad un luogo, legandolo alla gioia della condivisione, quindi anche al valore dell'accoglienza. Conosco il luogo, ne sono orgoglioso e ho desiderio di condividerlo. In entrambi i casi, credo che una chiave possibile è proprio quella del racconto dei luoghi, quindi conoscere i luoghi nei quali ci muoviamo. Nei materiali video troverete, oltre a questa lezione, diciamo una breve lezione, un racconto rivolto alle ragazze e ragazzi, anche dei racconti che hanno proprio questo scopo, cioè sviluppare un po' di attenzione rispetto ai luoghi che attraversiamo. Mi viene in mente, a proposito di questo rapporto con l'ambiente, questa frase di Christopher McCandless, forse vi ricorderete, una storia realmente accaduta, raccontata da John Krakauer in un romanzo, e poi in un film del 2007 che era Into the Wild, la storia di questo ragazzo che rifiuta in qualche modo il mondo nel quale è vissuto, sia i valori che l'ambiente lo circonda, e va verso i luoghi selvaggi, e si espone ad un tragico destino. E conclude con questa consapevolezza. La frase, appunto, che cito è una delle ultime frasi che lui ci ha lasciato nel suo diario: Happiness only real when shared. Cioè, questo amore e quindi promozione non può che nascere dalla condivisione della bellezza, e per farlo bisogna creare occasioni rispetto a questa necessità. Sì, leggo, non a caso è stato di recente inserito un terzo comma nell'articolo 9 della Costituzione. Esattamente, sì. Facevo velocemente riferimento a questa aggiunta, è un aggiornamento, diciamo, della Costituzione. Il termine che abbiamo utilizzato è territorio. Ecco, molto spesso questo termine ormai ricorre spesso. Viene utilizzato spesso e il territorio che cos'è? Il territorio è una trama fitta di spazi e di segni di natura diversa, segni del tempo, luoghi di relazione, connessioni tra realtà economiche, politiche, storiche e ambientali. Si tratta di legami simbolici e di strade reali, concrete. Ecco, questa parola negli ultimi anni ha avuto una grande diffusione. A me ha sempre fatto pensare ai western, no? Un po' a quelle frasi, appunto, qui ne riporto una di Toro Seduto, un senso di appartenenza, forse anche un po' mitico. Ecco, un territorio di fatto è un'area definita, delimitata, che può includere porzioni di acqua, di terreni, e viene considerata possedimento, in qualche modo, di un animale, di una persona, di un gruppo di persone. E il territorio però assume una serie di significati a seconda dei contesti. In geografia sappiamo che è come detto, un artefatto sociale, no? Cioè il risultato di processi umani e della relazione tra l'uomo e l'ambiente. Per il diritto, il territorio è lo spazio all'interno del quale sono efficaci alcune norme, per esempio il diritto di terraferma, quello che c'è nel mare, ecco. Ecco, forse il senso più vicino ai western è quello della politica. Il territorio in questo ambito rappresenta il luogo dove si svolgono le attività umane della collettività e all'interno del quale anche, diciamo, c'è una dinamica per ottenere e gestire il potere. Infine, diciamo che il territorio è anche la porzione che ricade sotto la giurisdizione di un'autorità. Una cosa che a me interessa molto, ed è una delle attività che mi permetto di suggerire, è quello di mappare assieme alle bambine e ai bambini che cosa è per loro un territorio, cioè qual è il luogo che avvertono come un territorio. Approfitto, perdonatemi per dire, non ho detto prima, che i video che ho citato prima verranno dati a chi partecipa al webinar, naturalmente. Raccolgo ancora qualche impressione. Tutela dell'ambiente, rapporto con la salvaguardia del paesaggio italiano legato alla tutela del patrimonio artistico italiano. Sì, forse abbiamo accennato a questa cosa. Ah, sì, era il continuo del messaggio precedente. Perdonatemi. E poi leggo: spesso gli insegnamenti a scuola si scontrano con le abitudini familiari. Esattamente.
Temo sia una delle esperienze che abbiamo fatto tutti, probabilmente è però qualcosa che, diciamo, lavorando su questo tema con il tempo si ridurrà, almeno mi auguro. Devo dire che le bambine e i bambini hanno una capacità in questo senso di diffusione di messaggi e anche di controllo dei comportamenti che è molto efficace. Certo che noi proviamo a lavorare in quel senso, cerchiamo di lavorare in quel senso, anche se mi rendo conto che è un lavoro molto complicato. Vi consigliavo, appunto, vi suggerivo di fare questo, di provare a mappare con le bambine e i bambini quelli che loro percepiscono come proprio territorio, cioè un luogo che conoscono, che sentono come proprio, che avvertono come proprio, e provare a costruire poi in questa mappa quali sono i luoghi verdi e che tipo di rapporto istituiscono con il verde, cioè se sono delle aree delimitate dove vanno a giocare, oppure si tratta di luoghi dei quali hanno anche cura. E poi più avanti proverò un upgrade rispetto a questo progetto. E qui ci sono alcune parole che ho trattato in questo libro, che è Il piccolo dizionario della politica, che è un libro che ho scritto dopo una serie di laboratori nella primaria. E questi termini sono tornati molto spesso lavorando con le bambine e i bambini. Sono termini che hanno ascoltato, che ascoltano, che ritornano alle conversazioni, che a volte interpretano in maniera molto singolare anche. Però ecco, nel senso specifico, secondo me dare loro il significato di queste tre parole può aiutarli ad orientarsi in molti dei discorsi che si fanno relativamente all'ambiente. La prima parola è patrimonio. Patrimonio è una parola composta da due termini, munus e pater. Per i latini il patrimonio era il dovere del padre, cioè ciò che le generazioni precedenti dovevano consegnare ai propri figli. In questo senso, diciamo che si avvicina molto ad un compito lungimirante, non solo materiale. Per quanto riguarda la crescita e la decrescita, si tratta proprio di uno dei video che ho costruito dove gioco con le bambine e i bambini, dicendo molto spesso vi viene detto sbrigati a crescere, raramente vi viene detto sbrigati a decrescere, però probabilmente la decrescita è una delle necessità che dobbiamo fronteggiare. La decrescita è la riduzione equa nella produzione e nel consumo, che ha come scopo quello di incrementare il benessere. Quindi ha come scopo questo, il benessere umano. Sulla parola rifiuto mi diverto molto a giocare con loro, facendomi dare tutti i significati possibili, perché è una parola polisemantica che viene dal latino refutare, che significa respingere, quindi ridare indietro, e sappiamo bene che ha sia un significato di quello che resta e che non è utilizzabile, ma anche l'opposizione che noi muoviamo di fronte a qualcosa nella quale non ci riconosciamo. Qui andiamo quindi ad un legame fondamentale che poi svilupperemo ulteriormente nel prossimo webinar, cioè quanto è importante nella pratica ambientale sapersi orientare nel mondo delle informazioni. Questo riguarda soprattutto noi adulti, naturalmente. Qui ho citato solo due passaggi. Il primo è di Paul Gilster, che in un saggio del 97 intitolato Digital Literacy diceva: la digital literacy è la capacità di comprendere e utilizzare le informazioni in diversi formati a partire da una vasta gamma di fonti accessibili tramite computer. Ecco, noi sappiamo che qui giochiamo molto della partita della cittadinanza, soprattutto relativa al discorso che facciamo sul futuro. Riuscire a costruire nel tempo questa capacità, acquisirla e provare a costruirla. E questa necessità mi sembra molto sinteticamente semplificata dalla frase di Umberto Eco, che diceva in un'intervista, sosteneva: per me l'uomo colto non è colui che sa quando è nato Napoleone, ma colui che sa dove andare a cercare l'informazione nell'unico momento della sua vita in cui gli serve, in 2 minuti. Quindi, anche rispetto a questo, molto probabilmente una educazione ambientale ha bisogno anche di questa capacità, cioè di riuscire a porsi delle domande e poi cercare assieme delle soluzioni, aggiornando le conoscenze, visto che abbiamo detto che molto velocemente queste cose si muovono e si combinano in maniera diversa. 5 modi per educare ai valori dell'ecologia. Mi avvio alla conclusione. Dunque, fondamentalmente,
ci sono cinque momenti, almeno ne ho individuati cinque, che ci aiutano ad avvicinare le bambine e i bambini ai temi dell'ecologia. Allora, il primo, ho definito il contatto. Quanto ci manca in questo momento, sappiamo bene quanto è difficile, forse impossibile, ogni forma di amore senza un contatto. Quello che ci muove al contatto è sempre la curiosità, è la curiosità che ci muove all'amore e che è in grado di riconoscere, no? Che ci mette in condizione di riconoscere tutto ciò che vive. E quindi una prima necessità rispetto a questo è proprio creare occasioni di contatto con il verde e con l'ambiente che ci circonda. L'altra questione io l'ho finita all'origine, cioè seminare, scoprire come crescono le piante, l'abbiamo detto, prendersene cura, la possibilità di creare un orto scolastico o all'interno della classe, insomma anche solo seguire il ciclo di una pianta, o anche, come si faceva già molti anni fa e si può ricominciare a fare, è la classica visita al mercato, che secondo me ha un duplice aspetto. La visita al mercato consente alle bambine e bambini di percepire il cibo come qualcosa di vivo e anche la presa di coscienza di una comunità che si muove, no? Attorno a questi beni necessari. L'altra questione è la concretezza. L'educazione ambientale si concentra a volte, l'abbiamo visto, su questioni alte, ha delle ricadute complesse. Vedo dai commenti che effettivamente a volte c'è quasi una perplessità da parte degli adulti, no? Su questi discorsi, ma noi sappiamo che è una necessità estremamente concreta e quindi la concretezza delle azioni aiuta le bambine e i bambini a porsi anche in una visione del tempo, no? A vedere le proprie azioni come qualcosa che ha una ricaduta nel tempo. La questione è la misura, che ha a che fare un po' con il discorso che dicevo della decrescita, quindi cominciare a ragionare sulle proporzioni, sul consumo. Quella fotografia della Terra vista dalla Luna. Forse ecco, ci dà anche in questo senso una misura, no? Ridimensionare questa visione antropocentrica, cioè quella che mette al centro di ogni processo, di ogni risorsa, il ruolo dell'uomo. L'ultima è quello che chiamo il cerchio e che diciamo ha una duplice applicazione. Da una parte la possibilità di sperimentare la differenza, cioè il riciclare, no? Dividere i rifiuti e cercare di capire a quale ciclo sono sottoposti, dà un posto al rifiuto e dà anche un posto mentale a quello che sta accadendo. Ma soprattutto il cerchio è questa possibilità di mettersi in cerchio, di utilizzare le conoscenze, le curiosità per riformulare i comportamenti. In questo caso, diciamo, queste cinque chiavi di lettura, a mio parere, si possono elaborare all'interno di un gioco che vi consiglio brevemente, cioè la scrittura di un abecedario. È un esperimento che io ho fatto in alcune classi anche nel corso degli anni. Scrivere assieme un abecedario associando ad ogni lettera un oggetto e questo oggetto ad una pratica. Quindi l'abecedario viene costruito di volta in volta in classe, condiviso e può essere anche modificato nel corso del tempo e poi potrebbe essere consegnato alla fine del ciclo al ciclo successivo. Quindi oggetti, pratiche concrete e consegna, un nuovo cerchio costruito dalle bambine e dai bambini. Sull'agenda 2030 mi terrò brevissimo, sapete che sono, qui ne ho indicati sei, ma insomma sono diverse le sfide che vengono indicate, tutte urgenti e tutte che hanno a che fare con delle emergenze. Ma io starei, soprattutto nei primi anni, in un lavoro che consenta di vedere alle bambine e bambini anche le possibilità, cioè un comportamento non solo dettato da un'emergenza, ma da una visione che devono costruire assieme relativamente al mondo. E concludo con questo suggerimento di lettura di Luciano Floridi, del professor Luciano Floridi, che mette in relazione, e concludo appunto con questa parola, alcune idee ingenue per migliorare la politica. Il titolo del saggio è Il verde e il blu, ed è edito da Raffaello Cortina, editore. Il verde e il blu rappresentano appunto l'attenzione per l'ambiente e il blu la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie in maniera virtuosa. Insomma, il professor Floridi individua due grandi possibilità di riformulazione del reale. Ecco, io penso che questo libro possa essere interessante e magari anche propedeutico all'ultimo incontro che faremo, nel quale ci soffermeremo su
quali strumenti il digitale ci offre anche per mappare la realtà. L'ultima cosa che vi consiglio è questa. Io ho scritto un libro sul Giardino dei Giusti. Sapete, il Giardino dei Giusti è questo giardino che c'è a Gerusalemme. Ciascun albero celebra un uomo, una donna non ebrea che ha salvato degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, quando racconto alle bambine e bambini questo libro, non devo mai spiegare loro il significato degli alberi. Cioè, perché è stato scelto un albero e non un cippo marmoreo, quindi un elemento vivo, qualcosa che dura nel tempo, si pianta, gli altri lo vedranno. Ecco, un gioco che io vi consiglierei di fare è in quella mappa provare a segnare, mappa del quartiere, della città, della scuola, i punti verdi. Il punto verde può essere tanto un albero quanto le piante. Cioè cominciare ad individuarli, perché individuare, segnare vuol dire cominciare a vedere. E vedere è il passo necessario per avere della cura, per cominciare ad avere della cura. Quindi anche segnare solo quali sono le piante che ci sono all'interno della scuola può essere una sorta di mappa mentale che aiuta le bambine e bambini a riformularsi, a settarsi su quelli che sono i punti verdi del mondo. E concludo con questa frase. Maria Montessori, sapete che è stata tra le prime, forse, a scrivere delle vere e proprie fiabe, che lei chiamava fiabe cosmiche, che avevano come scopo quello di avvicinare le bambine e i bambini a una visione più ampia del mondo. Ecco, i temi che lei trattava in queste fiabe erano la nascita dell'universo, l'apparizione della vita sulla Terra, l'arrivo degli esseri umani, l'invenzione delle lettere e dei numeri. Ecco, io però vorrei concludere con questa frase di Maria Montessori, che è: per cominciare diamo loro il mondo. Ecco, questa frase si può leggere secondo me in due modi. Il primo è: diamo loro la possibilità di accedere al mondo, quindi diamo gli strumenti. Dall'altra parte diamo loro il governo, che non vuol dire l'immediato governo, però la percezione dell'importanza e della dignità delle richieste che stanno facendo, e assieme a loro proviamo a costruire dei percorsi. Qui ci sono alcuni suggerimenti di letture relative appunto al tema degli alberi che vi suggerisco, perché appunto hanno una concretezza, un'immediatezza anche in contesti dove magari non c'è la possibilità di accedere al verde. Diciamo, gli alberi li abbiamo sempre vicini e possiamo lavorarci. Il primo è un albo leggibile, insomma accessibile dai 4 anni in poi, pubblicato da Salani, che è L'albero di Shel Silverstein. Un albo commovente, bellissimo, pubblicato, sì, ve l'ho detto, da Salani. L'altro suggerimento è Inventario degli alberi, in questo caso è un testo pubblicato dall'Ippocampo di Emmanuel Choucriel e Virginie Aladigi, leggibile dai 6 anni in poi. Infine, L'albero, l'incredibile viaggio delle piante di Stefano Mancuso, edito dalla Terza, bellissimo, forse adatto a lettori un po' più adulti, ma lì insomma si lavora su come le piante navigano intorno al mondo, come portano la vita, molto interessante, e davvero tantissimi spunti, strumenti per lavorare in classe. E l'ultimo è Disegnare un albero di Bruno Monari, pubblicato da Corraini. Bruno Monari conclude, insomma, in un passaggio del libro dice: la perfezione è un proverbio orientale, come dice un proverbio orientale, la perfezione è bella ma è stupida, bisogna conoscerla ma romperla. E quindi, dopo aver spiegato come si disegnano gli alberi, invita le bambine e bambini a disegnare senza seguire quello che lui ha mostrato. Se la regola ormai vi è nota, potete disegnare l'albero che volete, tutto diverso da quello che avete visto in questo libro. Ecco, questo mi sembra un insegnamento, una consegna interessante: dare sempre alle bambine e bambini la possibilità di disegnare, ridisegnare, stravolgere il mondo come meglio credono. Grazie mille, Daniele. Diamo degli strumenti, no? Giusto? E poi usiamoli per creare nuove cose, per mettersi in gioco e trovare la propria strada. Oltre ai grandissimi apprezzamenti che sono arrivati per il tuo discorso, c'era una domanda che mi piaceva sottoporti. Come poter aiutare i bambini e le loro famiglie a sviluppare la consapevolezza che un'azione a livello locale porterà un miglioramento a livello globale. Questo mi sembra una chiave in qualche modo, perché effettivamente. Poi dopo chiamiamo Elisabetta a parlare con noi. Ok.
Credo che questa sia effettivamente la sfida più complessa e a volte anche quella più disperante, quella di coinvolgere, no? Le famiglie nel processo. Io cerco di fare questo, cioè quando si tratta per esempio con i progetti di lettura, di spingere le bambine e i bambini anche a condividere la lettura con gli adulti. E devo dire che è una cosa che fanno sempre molto volentieri. E anche quando per esempio fanno dei progetti che hanno a che fare con piantare il seme classico e poi portarlo a casa e raccontare, ecco, questa consegna di significati in genere funziona un po'. Però io credo che effettivamente lì bisogna lavorare contesto per contesto, famiglia per famiglia, ed è complicato per me dare delle indicazioni specifiche. Quello che posso dire è che stiamo lavorando, è evidente che si sta lavorando in questo senso su un cambio di visione. Questo cambio di visione le bambine e i bambini lo sanno raccontare molto bene, quindi io avrei, diciamo, fiducia nei confronti delle bambine e dei bambini in questa capacità di racconto. È evidente poi che bisogna costruire occasioni, luoghi, momenti, forse anche rituali e giocosi nei quali effettivamente coinvolgere i genitori all'interno della scuola. L'orto scolastico in alcuni casi mi è sembrata un'occasione nella quale i genitori molto volentieri si prestano, no? Anche ad essere fisicamente lì a partecipare. Posso raccontare un'esperienza personale? La classe di mia, scuola di mia figlia non hanno un giardino, hanno un cortile, però avevano fatto le cassette di legno e avevano fatto un piccolo orto, piccoli fiori. Quando c'è stato l'anno della pandemia, avevano piantato dei bulbi che poi la maestra è riuscita a dare a loro prima della chiusura. Era un bulbo di narciso. E abbiamo aspettato che nascesse e non è mai nato. Quindi abbiamo comunque conservato ed è nato un anno e mezzo dopo. E mi ricordo lo stupore eccezionale di mia figlia quando è cresciuto questo narciso. E diciamo che l'insegnamento che è stato trasmesso è che bisogna aspettare per vedere delle cose belle. E questo per me è stato veramente. Mi ricordo che mia figlia era passata alle medie, abbiamo mandato la foto alla maestra della scuola primaria perché volevamo ringraziarla di questo insegnamento che ci ha dato. Bellissimo. Cristina, mi permetto, scusami, di aggiungere una cosa. Secondo me un'altra opportunità che abbiamo, forse una necessità che abbiamo in questo momento, l'ho intercettata qualche giorno fa in una scuola. Avevo chiesto di fare alle bambine e bambini una primaria, una seconda, una mappa del quartiere, e ho visto che avevano grandi difficoltà. Fondamentalmente loro il quartiere non lo conoscono, perché negli ultimi anni, nella condizione del lockdown e poi tutte le restrizioni, quindi fondamentalmente non conoscono questo, non lo conoscono, non si orientano, non hanno un'autonomia di movimento. Allora, mi rendo conto che adesso è complicato sotto tanti punti di vista, però credo quanto prima, quando è possibile, possa essere interessante organizzare dei giri all'interno del quartiere anche assieme ai genitori, perché questo significa per le bambine e i bambini orientarsi, conoscere i soggetti che ci sono nel quartiere, i luoghi, e questo immediatamente crea una condizione intanto di orientamento, di serenità, di appartenenza e di riformulazione. Cioè se ci si comincia a guardare attorno, vedendo anche come è cambiata la città, come sta cambiando, in alcuni casi è davvero una scoperta. Quindi anche, forse anche questo può essere un modo per coinvolgere i genitori nel Questa mi racconto dei sembra luoghi. una bellissima idea perché è molto semplice ed è proprio riappropriarsi di quello che si sta intorno. Allora, ricordo che i video di Daniele saranno disponibili per tutti coloro che stanno partecipando a questo webinar, ma sono anche disponibili nei nostri libri adozionali di quest'anno. Qualcuno raccontava che aveva usato il brutto natroccolo, che era un video dell'anno scorso. Che era disponibile sui libri della scorsa produzione. Comunque, di quest'anno chiedo a Luca di mandare la slide, cioè sono anche alle mie spalle, sia in giorni speciali che in Senza Frontiere, abbiamo tutti i video che ha preparato per noi Daniele quest'anno. Io chiamerei insieme a noi Elisabetta Mitrovic, che ci racconta la sua esperienza di poetessa dell'ambiente, perché veramente vedrete cosa riesce a fare Elisabetta con gli occhi e anche un pennello, una matita.
Lasciamo subito la parola a lei e ci vediamo dopo per la conclusione. Allora, intanto buonasera a tutti. Sono molto contenta di partecipare a questo webinar. Allora, intanto mi presento. Io se non riesco. Allora, dunque, innanzitutto io ho cominciato a fare educazione ambientale nel 1996, un altro secolo, e ho cominciato facendolo nell'ambito delle OSI, WWF e in alcuni parchi naturali intorno a Roma, quindi anche parchi vicino alla città, facendo appunto attività proprio con le scuole, con i bambini delle scuole. E entravo come esperta facendo attività anche poi in natura. Però c'è una cosa che ho portato sempre avanti insieme a questo lavoro, che è quello del disegno. Infatti queste sono le immagini di me che sono in natura. Il disegno in natura è un'attività che ho cominciato a fare in parallelo al mio lavoro, ispirandomi al grande movimento dei disegnatori naturalistici che si è formato soprattutto nei paesi anglosassoni, più precisamente in Inghilterra, ma anche diciamo in tutta Nord Europa c'è questa pratica proprio del raccontare la natura su un taccuino, un po' come gli scienziati, i ricercatori del passato, cominciando da Darwin, che dovendo raccontare le loro esperienze in natura, le loro esplorazioni, le loro osservazioni, non avevano altro strumento che la carta, non avevano la macchina fotografica, e quindi per fermare le immagini, le piante, gli animali, le cose che osservavano, lo facevano attraverso il disegno. E questa pratica diventa anche uno strumento per me di apprendimento, ma anche un modo poi per fare arte vera e propria. Infatti il grande movimento dell'arte naturalistica internazionale porta avanti questa idea, cioè del racconto attraverso delle opere finite che però nasce sempre in natura, con delle osservazioni dirette. Di solito porto in giro un cannocchiale che mi permette di mantenere una grande distanza con gli animali che osservo e quindi avere così tutto il tempo per poterli disegnare. Qui in alto a sinistra si vede dei sassi e là sopra c'è una cicogna che io stavo cercando di disegnare. Invece quella in basso stavo disegnando degli orsi nel parco d'Abruzzo, gli orsi marsicani, che si fanno vedere al tramonto. Nelle mie attività ne ho fatti tantissimi di progetti di educazione ambientale, gran parte delle volte erano dei progetti finanziati dalla regione, dalla provincia, quindi io partecipavo ai bandi attraverso o delle associazioni o altre tipologie di strutture che mi permettevano così di portare delle attività gratuite nella scuola. Però ultimamente, visto che soprattutto anche il Ministero e la Regione ha diminuito la tipologia di bandi che vengono attivati, c'è un nuovo strumento che sono appunto i fondi europei. Nell'ambito delle aree protette, dei parchi nazionali o comunque delle zone a protezione speciale di interesse comunitario, e ce ne sono tantissime in Italia, vengono attivati dei progetti che si chiamano LIFE, sono LIFE Natura, e servono proprio per promuovere una conoscenza e una sensibilizzazione della popolazione nei confronti della natura, e poi delle azioni proprio pratiche di conservazione della natura. Qui mi vedete in un progetto che è il progetto LIFE Monti della Tolfa, è un progetto che prevedeva appunto varie azioni per la conservazione di alcuni habitat speciali che sono appunto nei Monti della Tolfa, ma tutte le attività di sensibilizzazione miravano soprattutto ai bambini della scuola materna e delle scuole elementari, perché in questo modo potevamo raggiungere più facilmente i loro genitori.
Quindi le attività che venivano proposte prima a scuola e poi in natura prevedevano proprio un coinvolgimento anche emozionale da parte dei bambini, ma poi anche dei loro genitori. E infatti qui sono in mezzo al bosco che leggo degli albi illustrati, e abbiamo fatto dei laboratori e abbiamo utilizzato tantissimo proprio lo strumento dell'albo illustrato come aggancio per poter parlare di bellezza, quella che è negli albi, ma anche poi di realtà, quella in cui ci trovavamo, cioè la natura. E quindi abbiamo decantato nel paese dei mostri selvaggi come prima lettura, diciamo, più eclatante, che è andata per la maggiore, e l'abbiamo proprio quasi diciamo celebrata correndo in mezzo al bosco, a uno dei boschi che erano insomma in questo progetto. E questo tipologia di progetti coinvolgono sempre degli esperti che appunto sono all'interno, diciamo, di associazioni, ma anche aree protette, quindi parchi regionali, riserve naturali, parchi nazionali, dove ci sono tanti diciamo tecnici, cominciando dai guardiaparco, ma anche esperti di educazione ambientale, che possono portare attività gratuite nella scuola e quindi coinvolgere poi le classi in questo tipologia di progetti. E questa ha avuto un grande successo perché fondamentalmente noi portavamo i bambini a fare dei laboratori di lettura animata nel bosco, accompagnati però dai genitori, dove una parte della nostra attività era proprio quella di informare i genitori su quali erano le azioni di conservazione della natura che si stavano mettendo in atto in quel contesto. Ed erano praticamente i genitori o comunque insomma famiglie che vivevano intorno a quel contesto naturale. Quindi era proprio un modo per avvicinarli e avvicinare un target che altrimenti non avremmo potuto fare in altro modo. Un altro progetto molto bello che ho svolto sempre attraverso dei finanziamenti della comunità europea invece era questo Life Go Park, che è un progetto che era diffuso in tutta la regione Lazio, che ha coinvolto tantissime classi, dove abbiamo portato proprio con attività di formazione prima agli insegnanti ma poi anche ai bambini nelle classi, quando ancora potevamo stare tutti belli raggruppati intorno a un tavolo, abbiamo portato appunto l'idea del taccuino del naturalista, quindi questa, diciamo, l'arte del raccontare la natura attraverso il disegno ma anche la scrittura, e invitando tutte le classi partecipanti a realizzare dei taccuini del naturalista, un taccuino collettivo della classe che raccontasse l'area naturale verde più vicina alla scuola, quindi invogliando e spingendo un po' le classi a esplorare un luogo naturale, facendosi aiutare magari dai guardiaparco di un'area naturale lì vicino, oppure mettendo in moto anche proprio una rete di esperti. A volte gli esperti erano proprio tra i genitori della classe, quindi mettere insieme un gruppo di ricerca che però coinvolgeva non soltanto i bambini ma anche adulti che potessero collaborare. La finalità era poi quella di partecipare a un grande concorso con dei bei premi per la scuola, dove appunto ogni classe partecipava consegnando il suo taccuino, e abbiamo avuto una risposta bellissima e soprattutto delle opere d'arte meravigliose. Quindi questi taccuini sono stati poi elaborati in tantissimi modi, considerate che si è fatta prima la formazione agli insegnanti, quindi raccontandogli, facendo vedere tante tipologie di esempi per creare taccuini di tutti i tipi possibili e immaginabili, dai leporetti a appunto taccuini molto grandi, taccuini molto piccoli, quelli costruiti a mano, cuciti a mano, però tutti con delle piccole storie di natura che appunto avevano potuto fare i ragazzi e i bambini
attraverso questa esplorazione. E hanno partecipato bambini dalla prima elementare fino alla terza media, quindi abbiamo preso anche un ampio spettro, insomma, di età e di classi. E questa è appunto la giuria che si è ritrovata a dover guardare tantissimi elaborati che sono arrivati da tutto il Lazio. C'è stata poi una grande festa al Parco dei Castelli Romani, perché era l'organizzatore principale, e in un giardino molto grande dove si sono riunite tutte le classi vincitrici e altre classi, perché abbiamo dato 3 premi, però sono state poi selezionate 10 classi che provenivano da tutta la regione, ed è stato molto bello anche per celebrare, diciamo, questa partecipazione. E poi è arrivata la pandemia. È arrivata la pandemia e io ho smesso di entrare a scuola. Però che cosa è successo? Io nel frattempo lavoravo, l'anno precedente avevo lavorato con la scuola di Oriolo Romano, dove vivo. Io abito in un piccolo paese di 3.500 abitanti vicino Roma, che si trova al limitare della faggeta di Oriolo, quindi è una zona molto boscosa. Mi sono ritrovata che appunto con le insegnanti ci siamo sentite, abbiamo detto vabbè, quest'anno non facciamo niente. E invece poi a un certo punto, ragionando anche insieme, ma troviamo un modo, facciamo qualcosa, ci è venuto in mente insieme con le insegnanti di creare una sorta di legame tra me e i bambini di tutte le classi della scuola elementare attraverso YouTube. In pratica io ho cominciato a fare le esplorazioni naturalistiche delle zone qui intorno, ma anche allontanandomi un po' proprio da Oriolo Romano, per esplorare la natura e raccontarla ai bambini attraverso dei piccoli video che duravano circa 6-7 minuti e che però poi si concludevano appunto attraverso un tutorial di disegno. Quindi l'animale che io avevo raccontato, oppure appunto anche altre cose, comunque l'animale che avevo raccontato attraverso la mia esplorazione in natura, poi è diventato un tutorial, quindi in questo caso il tasso, un tutorial che abbiamo spiegato attraverso proprio delle riprese fatte dall'alto, dove ci sono le mie mani che spiegano e che fanno vedere come disegnare, per poi appunto farlo seguire ai bambini insieme agli insegnanti nella propria classe. Noi avevamo pensato, se mai dovessimo rimanere di nuovo tutti rinchiusi dentro casa, ancora meglio, si può continuare ad avere questo contatto. E in questo modo i bambini hanno potuto elaborare delle opere che sono state fatte, diciamo, tra virgolette, in autonomia, ma in realtà hanno avuto un maggiore successo rispetto a quando io andavo in classe, perché avevo un contatto quasi diretto con loro, nel senso che loro vedevano in classe una grande, una grandissima me con le mie manone sulla LIM, e quindi ognuno poteva vedere direttamente come tracciavo le linee sui fogli e seguire passo passo quello che facevo. Se Luca ci fa vedere un piccolo pezzo del video, che adesso penso lo farò. Non usciranno certo per farci piacere. Un disegnatore, venire a disegnare un tasso è veramente impossibile. Poterlo osservare direttamente in natura non avviene quasi mai. Io abito qui sotto, alla fine di questo bosco, quindi sono proprio al limitare del bosco, e quindi quando ogni volta che torno a casa, soprattutto la sera, mi capita spesso di vederlo attraversare la strada. Quindi bisogna cercare di rallentare o addirittura di fermarsi se è possibile e aspettare che il tasso possa ritornare nel bosco e mettersi in sicurezza. Questi animali sono soprattutto notturni, quindi escono al tramonto, anche dopo, e vanno a caccia soprattutto di lombrichi.
Sono ghiotti di lombrichi, di larve, di insetti che cercano sotto il terreno. Per questo motivo spesso si trovano delle buche, delle piccole buchette lungo il sentiero o anche proprio nel bosco, perché loro sono dei grandi. Allora, adesso era soltanto un piccolo assaggio per farvi capire in che modo facevo questa cosa, cioè come se fossi un po' un influencer delle foreste, quindi utilizzando proprio lo strumento del telefono per raccontare, esplorare nel frattempo il bosco che era intorno a me, raccontavo ai bambini e li preparavo poi al laboratorio di disegno che avremmo fatto insieme, sempre in differita, nel senso che io ero comunque a casa e loro in classe, non in diretta, quindi con dei video registrati che gli insegnanti potevano utilizzare in qualsiasi momento della giornata e potevano anche farla vedere a pezzi, a tranche, soprattutto il tutorial, mi hanno spiegato poi che i bambini di prima elementare, per esempio, lo avevano tagliato in più pezzi in modo tale che avevano così il tempo giusto per fare tutto con cura e con calma. E questo è soltanto un esempio, il tasso, ma abbiamo disegnato anche gli alberi, perché ecco, qui abbiamo questa grande foresta. Tra l'altro io ho usato proprio disegnare un albero come primo strumento, come prima presentazione, e abbiamo cominciato a guardare e conoscere meglio questi faggi e poi a disegnarli attraverso la tecnica di Munari. Abbiamo disegnato gli uccelli, abbiamo costruito dei modellini, abbiamo fatto veramente tantissimi lavori e alla fine dell'anno scolastico, a maggio, finalmente abbiamo potuto incontrarci. Nel frattempo io ero diventata la youtuber più famosa di Oriola Romano perché i bambini mi incontravano in giro in paese oppure al supermercato, che era uno dei pochi posti dove potevamo vederci, urlando: "Ah, Elisabetta!" Perché, cioè, a quel punto si era comunque legato un legame veramente forte, perché per loro comunque YouTuber, ovviamente, come sapete, è un luogo dove ci stanno gli espertoni, dove ci stanno quelli che spiegano le cose e che sono famosi, diciamo, tra virgolette. E insomma, quindi è stata una bellissima esperienza. Tra l'altro, con le insegnanti abbiamo pensato che anche in futuro, se dovessimo continuare a fare questo tipo di progetti, l'utilizzo del tutorial di disegno, attraverso un video è la cosa che funziona di più. Proprio perché così, loro hanno il tempo giusto per elaborare e per fare con calma. Il mio scopo è quello di soprattutto far avvicinare i bambini alla conoscenza della natura nel dettaglio. Il disegno naturalistico ti permette di conoscere specie, una specie alla volta, la bellezza di quella specie, ma nello stesso tempo anche la funzionalità, la morfologia, perché hanno le zampe in quel modo, perché hanno il naso in quel modo. Quindi una serie di informazioni che vengono passate sia dal punto di vista naturalistico, ma anche appunto dal punto di vista artistico, perché poi anche le tecniche, gli strumenti, come si lavora, vedere le mani che lavorano e quindi piano piano capire come procedere per fare un disegno che può sembrare all'inizio complicato, ma che poi diventa reale. E vedete poi, ecco, sono sbucati, un giorno mi hanno mandato tutti questi tassi, in questo caso erano dei modellini che abbiamo fatto proprio per i bambini della scuola della prima elementare. E sono venuti bellissimi, quindi la cosa ha funzionato, diciamo. E poi è successo che ho cominciato a fare delle attività anche in spiaggia durante l'estate, perché sono stata coinvolta da un centro, diciamo, la direzione ambiente della Regione Lazio, che mi ha coinvolto per fare delle attività di disegno in natura d'estate su una spiaggia naturale di un'area protetta con le famiglie e i bambini, perché la Regione Lazio voleva proprio riportare in natura famiglie e bambini e cercare di riavvicinare alla bellezza, al piacere di stare in natura, ma soprattutto alla conoscenza degli ecosistemi fragili come questo, cioè quello di una spiaggia. Dopo aver fatto per 2 anni questi laboratori estivi in quest'area protetta, sono stata chiamata da una casa editrice che mi ha coinvolto e mi ha chiesto di fare un libro. E questo libro si chiama In riva al mare,
ed è un libro che uscirà a giugno ed è un libro tutto dedicato alla esplorazione della natura, della spiaggia, per imparare ad osservarla, per imparare a conoscerla, sia attraverso il libro, ma anche come piccola guida proprio per imparare a guardare e volendo anche a disegnare. La collana di pino, che è la collana dei topi pittori, è un ottimo strumento, per le classi. Io ce ne ho tanti, ce ne sono diversi di varie tipologie, diciamo, di temi. Questo, per esempio, è quello sugli insetti, che è un modo proprio per imparare a guardare gli insetti, a conoscerli, e quindi è molto utile sia per bambini che magari hanno questa grande curiosità nei confronti degli insetti, ma anche appunto per gli insegnanti educatori, per avere, diciamo, un elemento in più da cui partire per attivare poi questo tipo di progetti in classe. Un altro è su, per esempio, le piccole vagabonde, che è sulle piante pioniere che si trovano anche sui bordi del giardino della scuola, oppure c'è Naturalisti in cucina, come prima diceva anche Daniele, cioè utilizzare anche proprio il nostro frigorifero per capire meglio la natura, quali sono i legami, da dove arrivano le cose che noi mangiamo, e come conoscerle, come osservarle e come capirle attraverso tante anche attività. Ci sono moltissimi. Tutti questi libri hanno un doppio approccio, sia quello della diffusione della conoscenza, ma anche proprio delle piccole attività. Anche il mio libro adesso vi faccio vedere in anteprima questa cosa, ho chiesto il permesso a Topi Pittori. E sono le prime pagine. Questo libro ha anche, ecco, degli modellini. Questo è come costruire un modellino di un gabbiano per imparare a conoscerlo, perché i gabbiani, volendo anche in città, ormai sono sempre molto presenti, e per conoscere le diverse specie che potremmo incontrare in natura. Questo è un modellino proprio per imparare a guardarlo e osservarlo e capire come disegnarlo quando è in volo. Poi c'è quest'altra, per esempio, quest'altra tavola è un gioco che io faccio spesso sulla spiaggia con i bambini, per cercare di porre l'attenzione sulla forma delle conchiglie e attraverso quella cominciare a catalogarle, cioè a identificare prima se sono dei bivalvi o dei gasteropodi, e poi piano piano cercare di capire quali sono le famiglie alle quali potrebbero appartenere. Quindi è un gioco dove appunto c'è questa pagina doppia nera sulla quale poggiare volendo le conchiglie, e diventa quasi una caccia al tesoro, che si può fare anche in classe, magari con una maestra appassionata di conchiglie che nel frattempo le ha raccolte in vacanza, e magari fare questo gioco anche nella classe stessa. E questo invece, ecco, è l'ultima. È una tavola che è dedicata agli uccelli che si potrebbero osservare quando si è in riva al mare, quindi i vari passaggi degli uccelli, quali legati anche all'aspetto della migrazione degli uccelli, e che cosa passa sulla spiaggia, che quando noi vediamo magari anche da lontano degli elementi non riusciamo mai a capire. Questo è un gioco anche per imparare a guardarli, osservarli e cercare di capire le diversità tra le varie specie. La mia missione è quella proprio di cercare di avvicinare i bambini alla bellezza della natura attraverso il disegno, e soprattutto appunto anche all'esplorazione diretta, all'osservazione diretta. Io adesso, ecco, durante questa primavera, cioè alla fine a maggio-giugno, porterò di nuovo le classi, però andremo al mare questa volta accompagnati dai genitori. Quindi cerchiamo sempre un po' di coinvolgere sia le famiglie che le insegnanti che le scuole per ricreare questo legame tra i bambini e la natura. Nonostante io abito in un paese rurale vicino a una faggeta, tra l'altro una faggeta UNESCO, quindi riconosciuta come patrimonio dell'umanità,
Molti dei bambini che vivono qua non ci sono mai stati, quindi serve sempre anche uno stimolo da parte delle scuole, degli insegnanti, ma anche appunto dagli esperti esterni che possono avvicinare, far tornare, diciamo, questo interesse. Il tema natura sta tornando tantissimo in auge, adesso sono aumentati tantissimo la quantità di visitatori delle aree naturali protette. Penso che anche in libreria piano piano si svilupperà questo filone che è molto sviluppato nei paesi anglosassoni, qui in Italia di meno, però ecco, ci sono tantissime nuove produzioni che sono molto interessanti, quindi voi insegnanti in libreria trovate sicuramente gli strumenti necessari. Non so se ci sono delle Grazie mille, domande. no, veramente stupendi questi libri che uniscono i disegni alle foto, sono molto coinvolgenti. Devo dire che anche la possibilità di disegnare gli animali con i trucchi di una esperta come te, credo che siano una risorsa eccezionale perché i bambini vogliono proprio appropriarsi, no, degli animali, del loro aspetto, ma certe volte non si ha la manualità, la capacità, e come tutte le cose si possono insegnare, tu l'hai mostrato in maniera molto coinvolgente. Ci sono tantissime, tantissime complimenti per il tuo lavoro, tantissime osservazioni sul fatto che proprio solo conoscendo il territorio si può imparare a rispettarlo, e questo l'hai spiegato molto bene, l'ha detto molto bene anche Daniele. Ribadisco che i materiali che abbiamo mostrato oggi saranno disponibili alla pagina ai tuoi eventi per chi ha partecipato ai webinar, quindi sia le slide che il video di Daniele, che sono anche fruibili attraverso i libri della nostra produzione di quest'anno. Chiedo a Luca di rimandarli, per favore. Ecco, quindi per le letture del secondo ciclo Giorni speciali e il sussidiario Senza frontiere, che già dal titolo vuole, voglio dire, abbattere qualsiasi muro e andare verso l'apprezzamento totale del nostro territorio. Elisabetta, non so se volevi insomma dare anche qualche altra informazione rispetto a dove possono magari fruire i tuoi video, perché io volevo dirlo, insomma, hai un canale YouTube bellissimo, e quindi anche gli insegnanti io consiglierei di andare a spulciare i tuoi materiali, che sono curiosissimi e molto molto insomma affascinanti, giusto? Trovate anche su Facebook, c'è la pagina Da qui in natura a cura di Elisabetta Mitrovic, dove condivido sempre, insomma, le varie attività, e ci sono anche sia su Facebook che su Instagram molti tutorial, degli schemi proprio per imparare a disegnare, e sono sempre pensati proprio per i miei giovani colleghi, così chiamo i disegnatori, insomma, delle scuole elementari. Quindi su tutte e due i social trovate proprio le schede, che sono lì online, le potete anche provare a stampare, insomma, rifotocopiare. Okay. Però c'è sul canale YouTube, sempre a nome di Elisabetta Mitrovic, alcuni video con dei tutorial, alcuni proprio sono legati al tema della spiaggia, e poi piano piano, ecco, ogni tanto riesco a caricarne nuovi, quindi potete seguirlo e avere nuove. Infatti io ve lo consiglio perché è proprio una risorsa che Elisabetta mette a disposizione in modo libero, per tutti, e quindi anche per fare magari dei piccoli esperimenti e poi magari andare a vedere se vicino alla propria scuola ci sono delle oasi, dei luoghi naturalistici che offrono percorsi che tutti quelli di cui ha parlato Elisabetta sono costruiti attraverso dei fondi europei o regionali, per cui sono anche gratuiti per le scuole, per cui secondo me è una risorsa da non lasciarsi scappare. Qualcuno chiede come iscriversi ai prossimi webinar, e infatti chiedo a Luca di mandare
l'elenco dei prossimi webinar, dei prossimi appuntamenti che abbiamo. Allora, l'8 marzo incontriamo Elisabetta Serafini, che ci parlerà di preistoria, una nuova visione della preistoria in chiave di genere, cioè dove non sono escluse nelle donne, nei bambini e nelle bambine, ovviamente. Il 9 marzo affronteremo la matematica con i mattoncini, e quindi parleremo di numeri, operazioni e tabelline. E il 22 marzo abbiamo toccato le stelle, 20 storie di persone che si sono opposte. Rincontriamo Riccardo Carzaniga, che ci racconta veramente qualcosa di speciale su il mondo dello sport, cioè le storie che hanno veramente cambiato il mondo dello sport. E poi abbiamo l'incontro di ancora di cui parlavo prima, con l'ultimo incontro con Daniele Aristarco. Come fare a iscriversi? Basta andare sulla nostra pagina web e andare nella zona della scuola primaria, trovate tutti gli incontri disponibili per poter partecipare gratuitamente. Poi per ogni uno di questi incontri riceverete dei materiali da usare, da spendere in classe, da sperimentare in classe, quindi proprio come ha detto, come l'esperienza che ci ha raccontato adesso Elisabetta, che veramente ringrazio di cuore per questa sua appassionato racconto del lavoro con i bambini, perché penso che abbia fatto venire voglia a tutti di andare in un bosco a passeggiare con una matita e osservare, oppure camminare su una spiaggia, perché cambia un po' l'approccio, vero, quando hai questa... Totalmente, perché si entra proprio in una dimensione diversa. Infatti anche lavorando con le insegnanti il feedback principale era: non ho mai visto i miei bambini così concentrati per lungo tempo. Cioè il fatto di poter fare, riuscire a fare questi disegni, ma anche mantenere quell'attenzione per un lungo tempo, sia quando lavoro in classe o con il video, oppure in natura, si crea questa magia, perché è proprio un modo per attirare l'attenzione dei bambini e fare una cosa piacevole, che a loro piace, però anche aiutarli a farla sempre meglio. Quindi, noi scopriamo alla fine che per catturare veramente l'attenzione, per stimolare l'attenzione a più a lungo, dobbiamo tornare alla natura. Questa è una, secondo me, è una grande diciamo, insegnamento che ci dai, Elisabetta, perché spesso le domande degli insegnanti sono come posso catturare l'attenzione, cosa posso fare, i video, non i video, i giochi, no? L'edutainment, come si dice adesso. Beh, sì. Forse invece tornare alla natura e osservare, imparare a guardare, è uno degli strumenti che possiamo offrire ai nostri giovani alunni e alunne. Sì, sì, sicuramente, almeno con me funziona, quindi penso, insomma, è una cosa che sicuramente, ma ci sono tanti studi proprio riguardo a questo. C'è anche una grande scuola californiana attraverso un'università che sta lavorando proprio su questo tema. E, c'è un libro che c'è solo in americano che si chiama proprio Nature Drawing and Journaling. E questo John Muirlo è un esperto proprio che lavora su questa tematica, proprio portando l'arte naturalistica, il disegno naturalistico nelle scuole di tutte le fasce d'età. Quindi c'è anche un proprio poi degli studi scientifici intorno a questo. Un'ultima cosa, qualcuno chiede se ci sono anche attività per la scuola dell'infanzia o qualcuno anche per i bambini più grandi. Sì, allora, i grandi sì, sicuramente c'è questo tipo di attività, le ho fatte sempre anche con le scuole medie. Con i bambini della scuola materna si lavora in modo diverso, utilizzando tantissimo gli albi illustrati come punto di partenza. E io ogni anno, ecco, adesso ci sarà la fiera di Bologna, vado a cercarmi, a spulciarmi un po' tutte le tematiche legate proprio alla natura, ai boschi, e ci sono tantissimi titoli che possono essere utilizzati, e poi prendere spunto da quelli per elaborare dei laboratori pratici che servono per creare sempre quel legame più emotivo con i bambini, perché funziona di più. Anche se poi, ecco, questi libri che io leggo ai bambini della scuola materna, di solito poi li leggo anche ai loro genitori, sono quelli che si emozionano e si mettono anche in gioco uguale a loro, allo stesso modo. Uno tra tanti c'era
C'era tante volte una foresta, questo è un libro che ho usato tantissimo, che parla proprio di un uccellino che va nella foresta con un cappello strano, gli altri uccelli non lo riconoscono. Insomma, una storia molto carina e semplice che ho utilizzato tantissimo con i bambini della scuola materna. Però, insomma, ecco, cioè, ce ne stanno tantissime, sempre intorno a questo tema bisogna un po' andarsela a cercare. C'è un libro che si chiama Educare al pensiero ecologico di una ricercatrice che si chiama Rosa Tiziana Bruno, questo pure è edito da Topi Pittori, che ha fatto praticamente la stessa cosa che ho fatto io, cioè è andata a cercare e a sperimentare albi illustrati che parlassero di natura, questo è un po' più ampio spettro, quindi con diversi spunti rispetto alle cose che ho fatto io, ma è utilissimo, è molto interessante perché c'è anche tutta una parte bibliografica con tantissimi titoli che racconta e spiega e anche con delle idee su come utilizzarli. Ed è sempre legato a questa idea di utilizzare, portare gli albi illustrati a scuola per parlare di natura, per creare il pensiero ecologico, per creare tutto quello che poi spiegava anche Daniele inizialmente, cioè quel legame tra noi e l'ambiente, quindi ricreare questa consapevolezza dell'importanza dell'ambiente per la nostra sopravvivenza. Dobbiamo salvare la natura perché dobbiamo salvarci noi, e quindi non solo perché la Certo. natura Qualcuno chiede se puoi ridire per favore il nome dell'album, libro americano. Allora, quello americano si chiama, se andate a cercare John Muir Law, comunque The Law's Guide to Nature Drawing and Journaling, John Muir Law, lo cercate e su internet trovate anche proprio il suo sito dove ci sono tantissimi anche tutorial, giochi. Sono tutti quanti ispirati agli animali americani. Però è sicuramente utile perché ci sono tanti spunti e vi fa capire anche il mondo del disegno naturalistico, come si ragiona quando si disegnano gli animali. Ah, bellissimo, bellissimo, grazie, grazie mille Elisabetta. Comunque questo video resterà disponibile su YouTube, per cui se avete perso qualcosa potete andare a ricercarlo e andare a spulciare i punti dove Elisabetta, i passaggi in cui Elisabetta dà dei suggerimenti. Quindi veramente grazie, è stato molto coinvolgente, molto bello, anche la natura ha guarito un po' anche noi dalla giornata di lavoro e quindi a presto a tutti. Vi aspettiamo per tanti nuovi incontri, sempre interessanti con esperti che sono così appassionati che veramente ci trascinano col loro entusiasmo. Arrivederci a tutti e a tutte e buona Bene. serata. Grazie Buona serata a tutti e grazie. veramente di cuore.